In vista delle prossime elezioni politiche, Flavio Tosi, affiancato da Marco Succio, nella mattinata di domenica 14 gennaio ha tenuto una conferenza stampa a Rivarolo Canavese per presentare il nuovo movimento Noi con l'Italia. Oggi è la prima presentazione a livello piemontese di Noi con l'Italia, che è, diciamo, un progetto abbastanza ambizioso, decisamente ambizioso, che è riuscito a mettere insieme diversi soggetti avevano ciascuno la propria piccola realtà politica, e c'è stato proprio questo passaggio, ognuno ha fatto un piccolo passo indietro, che non è una cosa così neanche così frequente e abituale in politica, per fare tutti insieme un grande passo avanti e far nascere questo nuovo soggetto politico, di cui Flavio Tosi, che come sapete io rappresento in Piemonte, con cui ho degli ottimi rapporti da ormai da diversi anni, appunto è uno dei fondatori, e io faccio parte, diciamo, del coordinamento regionale. Insomma, insieme a me ci sono ovviamente anche quelli che erano i coordinatori regionali delle forze politiche che esistevano prima di Noi con l'Italia. Quindi questa sarà la mia brevissima introduzione, lascerei tutto lo spazio a Flavio per insomma, quello che vuole raccontarci, e a voi su quelle che sono le domande. Allora, io parlo, intanto buongiorno, grazie anche per l'orario, insomma, domenica vi abbiamo rotto le scatole a quest'ora, ma è una campagna elettorale brevissima, intensissima, e quindi purtroppo bisogna sfruttare gli spazi. Io parlerò brevemente, perché poi insomma è giusto che state voi le domande. Noi con l'Italia, come sapete, nasce da sei fondatori, tra i quali, visto che siamo in Piemonte, anche Enrico Costa. Questa precisazione, dico, perciò il simbolo evidentemente spicca anche il simbolo all'interno, il simbolo della Democrazia Cristiana, e quindi qualcuno può equivocare pensando che sia una riedizione della Democrazia Cristiana, che è vero che ci sono anche all'interno gli esponenti che vengono dalla DC, però pensiamo al sottoscritto, io vengo da destra, quindi sono moderato, come si suol dire, ma vengo da destra. Enrico Costa è decisamente, notoriamente liberale, quindi in realtà Noi con l'Italia è un soggetto che ha una caratteristica principale, direi quella di essere un soggetto territoriale, quella forse è il distinguo rispetto ad altri. E c'è stata poi l'alleanza con l'UDC, alleanza che nasce dalla scelta di rappresentare davvero l'alternativa del centro-est, l'unica alternativa del centro-est. Perché invece l'alternativa con l'alternativa a quelli che sono i partiti tradizionali, perché se una parte di elettori di centrodestra, noi sappiamo che oggi c'è un estensionismo che è impressionante, e una parte degli elettori di centrodestra che non votano perché evidentemente se volessero andare a votare, se volessero votare per Berlusconi ci andrebbero, così lo stesso per Meloni e per Salvini. Quindi evidentemente serve provare a proporre un'alternativa. E la nostra scelta è quella appunto di provare a proporre un'alternativa, cioè dire guardate che c'è qualcosa di nuovo, di diverso, di territoriale, molto legato alle liste civiche, perché all'interno di Noi con l'Italia, in giro per il territorio nazionale, ci sono moltissime liste civiche che hanno aderito e stanno aderendo, e quindi ha una caratteristica diversa, perché appunto non è un vero partito nazionale come impostazione, ma è una somma di liste territoriali, che è anche la sua forza, perché noi appunto pensiamo di largamente superare la soglia del 3%, infatti l'auspicio è quello di essere la terza forza del centrodestra, proprio per questo tipo di ragionamento territoriale, dove se tu metti assieme, ciao benvenuto, se tu metti assieme tutte le forze appunto civiche del territorio, in Piemonte, come in Lombardia, come in Veneto, ovunque, ormai nelle elezioni le liste civiche raccolgono talvolta la maggioranza assoluta sommate tra di loro, quando pensare quanti sindaci civici ci sono ovunque in Italia, incredibile, perché sono persone che rifiutano l'etichetta politica, diciamo, tradizionale, e scelgono appunto un'etichetta territoriale, e quindi Noi con l'Italia ha questo tipo di aspirazioni, superando ovviamente i veti, le antipatie e le tensioni che ci possono essere. Perché è chiaro che all'interno di una coalizione e all'interno di una stessa forza politica ci può essere chi si sta più simpatico, chi meno, e se si va per esclusione alla fine si resta da soli e si perde. Se invece si ragiona su quello che è
che si aspetta l'elettorato di centrodestra. Penso che l'elettorato di centrodestra adesso resti un po' perplesso di fronte al fatto che all'interno di una coalizione ci si litighi uno con gli altro e appunto possono esserci dei veti e delle esclusioni, perché immagino che l'elettorato del centrodestra voglia un centrodestra compatto che poi vince. La normale aspirazione dell'elettore del centrodestra credo sia quella. Quindi lavoreremo in questa direzione con una caratteristica, proprio perché siamo molto territoriali e molto legati agli amministratori locali, il Largo è un esempio, saremo anche molto pragmatici, cioè noi non faremo la rincorsa a chi la spara più grossa, perché qua il rischio è che ognuno fa più uno, io propongo, io dico che faccio la flat tax una certa percentuale, io la passo, io dico che faccio un reddito di sussistenza e quell'altro di sussidiarietà e uno la spara più grossa, ma poi alla fine i conti devono tornare. Le proposte credibili sono quelle dove dici questa è la proposta e queste sono le risorse per coprirla, perché le proposte normalmente hanno un costo, oppure i tagli e i risparmi sono questi per comunque trovare le risorse. Qualsiasi altra cosa è una buttata elettorale, e oggi il cittadino è molto più critico nel senso positivo, cioè non è più credulone, cioè non gli puoi dire delle fesserie, perché adesso giustamente per fortuna c'è molta più analisi da parte dell'elettore, forse per sfiducia anche nella politica, e quindi appunto bisognerebbe cercare di essere seri nelle proposte che si fanno, perché appunto, tra l'altro bisognerebbe anche mantenerle le promesse, quindi a maggior ragione bisognerebbe essere seri. E questa è l'impostazione che vorremmo dare, quindi appunto un'impostazione civica, territoriale, molto pragmatica, legata agli amministratori locali e anche a livello, io dico per quello che è la mia esperienza personale, per quella che sarà la mia indicazione all'interno di noi con l'Italia, io vorrei che nelle liste ci fosse una larghissima prevalenza degli amministratori locali, perché è un requisito, dovrebbe essere un requisito di legge, quello che chi va in Parlamento abbia esperienza di amministratori locali, una volta lo era, una volta quando c'era la famosa gavetta, uno per andare in Parlamento aveva sicuramente fatto l'amministratore locale. Adesso siccome così non è, però credo che i movimenti politici dovrebbero cercare di fare questo sforzo per mandare in Parlamento delle persone che siano legate al territorio e che conoscano le regole della pubblica amministrazione, perché se vuoi fare le riforme e vuoi cambiare le cose devi anche sapere di cosa parlare. Ecco, questo era il cappello iniziale, poi se ci sono domande da parte vostra. Quindi il sindaco di Andie è tra i papali. Direi che è scontato. Oh, scusa, per... sei lì, cioè, direi che è scontato, appena detto. Direi che è scontato, deve esserci. Deve esserci. Ah, molto bene.